mio canale è eh, da tanto che non facevo video e eh, eh, che dire ragazzi eh, questo è un video molto molto particolare eh, purtroppo triste anche eh, comunque eh, è una faccenda che riguarda a noi grandi fan ai, nostri, ai noi, tutti noi grandi fan eh, di si parla di il grande gigi d'agostino il grandissimo gigi d'agostino Purtroppo oggi pomeriggio ho saputo una notizia su di lui che purtroppo sta lottando eh, pesantemente la sua malattia, eh, che in poche parole eh, eh, ha fatto il compleanno. A settembre, eh, auguri Gigi Dag, grande, tanti auguri. Eh, purtroppo, questo grandissimo DJ eh, sta lottando pesantemente la sua malattia, sperando che la sconfigge una volta per tutte. Eh, perché lui ha fatto una sua musica poi dopodiché è stato fermo per diverso tempo per diversi mesi eh, questo DJ ha, ha, ha iniziato a suonare da da ragazzino eh quindi ha fatto e sta facendo tanta strada ancora continua sempre a suonare eh, vari locali vari, vari discoteche eh, io lo seguo da tantissimi anni eh, e quindi è un mega DJ non è un DJ a caso un DJ qualunque è un mega DJ di grandissima importanza che ha spaccato il mondo e sta continuando a spaccare il mondo con la sua grandiosa musica e purtroppo non ha voluto dire che tipo di malattia era, perché anche per dire eh, per, per i suoi fan, eh, per non farli stare in pensiero, beh che si preoccupano lo stesso, noi tutti ci preoccupiamo lo stesso, quello sì, però non, non ha voluto dire eh, che problema ha per per non far preoccupare pesantemente eh, tutti noi fan e, e quindi in poche parole questo povero Cristo eh, sta lottando con fatica eh, la sua malattia purtroppo che, che è venuta sperando che la sconfigge sperando che guarisce eh, perché ha soli 54 anni, eh, è comunque è una persona molto spettacolare, molto fantastica! Eh, veramente molto importante perché come stile eh, come tutto con musica dalla dall z tutto quanto eh, è grandioso è grandioso perché io eh, quando mi metto anche a fare dei lavori sul computer ascolto sempre la sua musica eh, la, la sua musica è veramente eccezionale eh, la sua, la sua musica è proprio la storia dell'universo. La storia dell'universo come, come altri DJ importanti eh, che hanno fatto strada e continuano anche a fare strada ancora, nonostante tutto che sono, tra virgolette, anzianotti. Non ho tanti anzianotti, però eh, comunque la, le loro età ce l'hanno. E comunque continuano sempre a fare la loro strada e il loro grandioso lavoro che stimano tanto. E, beh, io quando ho saputo questa notizia eh, tramite la, la mia ragazza cioè mi è dispiaciuto veramente tanto perché veramente non, non me la sarei aspettato una roba del genere e purtroppo sono rimasto senza parole e purtroppo lui adesso non, non sta più suonando non sta facendo più musiche non sta non sta facendo più niente al momento perché eh, giustamente sta eh, lottando con con fatica la sua malattia purtroppo e sperando incrociamo tutti le dita eh, speriamo che che Gigi Dag uscirà definitivamente da questo problema che riuscirà a sconfiggerlo e... mi dispiace veramente tanto veramente tanto che chi ha questa malattia qua però lui per... non l'ha detto ne hanno parlato ne ha parlato su tutti i social eh, ne ha parlato su tgcon tutto... Però io lo potrei immaginare, che, che problema ha. Però lui giustamente eh, non ha detto il problema che ha perché non voleva, non voleva farle star male ai, ai suoi fan. Però la maggior parte di noi, cioè io più che altro, lo potrei intuire. Lo, potei, lo potrei intuire che, che problema ha. Eh, speriamo che, comunque, con tutte le sue forze, perché eh, lui è uno che combatte, è uno che è tosto come persona eh, dalla grinta, eh, sia come persona eh, sia anche nelle sue musiche, eh, e quindi io credo che lui ce la ce la farà ce la farà eh, e quindi speriamo in tutti in bene incrociamo tutti le dita e speriamo che, che, che Gigi riuscirà veramente a sconfiggere questa malattia qui eh, lui ha fatto tanto per le discoteche per tutti noi e sta facendo ancora tanto sempre per tutti noi, con le sue musiche, con la sua presenza, con il suo stile e con tutto. Cioè, io ho diversi dischi di lui, sono andato anche nelle live di lui e quindi in poche parole è una faccenda veramente un po' critica, triste e purtroppo sapendo quello che è, gli è capitato perché sono da diversi mesi che che ha questa questa malattia e, e lui l'ha annunciato vabbè magari l'avrà cioè in senso l'avrà annunciato nei giorni scorsi però eh, gli annunci io li ho visti oggi pomeriggio eh, e quindi io spero che riuscirà a combattere riuscirà a vincere questa malattia eh, perché deve vincere lui no la malattia eh, e quindi io ragazzi ai fan di eh, tutti noi fan di Gigi annuncio questo 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 fatto eh, eh, magari c'è in senso c'è qualcuno che magari, cioè lo sa già però chi non lo sapesse eh, Uh, io annuncio questo 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 problema e, e niente che dire cioè mi dispiace tantissimo perché cioè proprio non, non me la sarei aspettata aspettato cioè una roba del genere e quindi mi dispiace tantissimo veramente tanto questa faccenda sperando incrociamo le dita e speriamo che veramente gigi ce la fa ce la farà e sperando in bene a lui spero che che gigi se vedrà il video sperando che il video è dedicato a lui e speriamo che veramente riuscirà a sconfiggere questo questo problema perché lui poverino non cioè non, non ho parole sinceramente parlando io non ho non ho parole che, che purtroppo uh, Avuto questo tipo di problema. Infatti, oggi pomeriggio, veramente, quando io ho saputo questa notizia, eh, mi ha pianto il cuore perché veramente. Eh, sono rimasto senza parole, veramente. E quindi, mi dispiace veramente tanto veramente veramente tanto eh, perché lui quando fa le sue musiche eh, in poche parole lui mette tanto 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 amore eh, e mette tanta passione e quindi si vede che ci tiene sul lavoro, si vede che ci tiene veramente quello che fa. Gli piace anche tanto anche quello che fa. Ha lavorato tantissimo nella sua vita, si è fatto anche tanti sbattimenti nella sua vita, continuerà sempre a fare gli sbattimenti. E comunque mi dispiace veramente tanto di di quello che ho sentito sperando che Gigi ce la fa e sperando in bene in, in, in grande bene e Gigi che dirti saremo tutti con te e combatteremo insieme questa brutta malattia che, che hai purtroppo e ti staremo sempre tutti i tuoi fan ci, ti staremo tutti vicino e... e che dire forza e coraggio gg lag e... ce la metterai tutta e sperando che che riuscirai a, a sconfiggere questa bruttissima malattia che hai purtroppo mi dispiace veramente di cuore ma tantissimo, tanto, tanto proprio. E sperando che Che uscirai da questa brutta malattia e che dire forza e coraggio Gigi, saremo tutti con te e niente ragazzi eh, mettete like a questo video eh, stiamo uniti a lui sosteniamolo e, e aiutiamolo niente ragazzi adesso vi saluto spero che il video vi piaccia commentate e condividete e, che dire Forza e coraggio Gigi Grande numero uno Sempre Un grande bacio Un grande bacio Gigi Forza e coraggio Incrociamo le dita E niente Ciao a presto ragazzi!